Questa è oggi la legislatura che ci abbiamo davanti, quella fatta della prossima ora a comprendere la situazione, a trovare posti letto, a cercare personale sanitario, a cercare di rispondere al Covid e dall'altra parte a dare delle risposte a un tessuto economico e sociale che è davvero in gravissima difficoltà. Aspettiamo in queste ore e quindi su questo credo che la prossima sessione di Consiglio avrà più compiutamente davanti a sé l'orizzonte per poter discutere di quello che occorre fare tutti insieme, governo, regione, comuni, parti sociali, per cercare di far sopravvivere il nostro territorio a questa onda che è particolarmente pesante. Il governo si appresta a varare un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ieri le Camere hanno dato alcuni atti di indirizzo, come sapete le regioni unitariamente hanno suggerito alcune misure saranno nazionali, le avete lette sui giornali, sentite i telegiornali, riguarderanno anche noi, altre misure saranno su base territoriale. Saranno su base territoriale, sulla base di quel documento condiviso nell'ottobre scorso che prevede tre fasce di rischio legate all'R con T del singolo territorio e poi a 21 parametri vari che vengono analizzati dal Ministero della Salute tutte le settimane nel report che avete imparato a conoscere, basato, lo dico perché non nascano equivoci, che talvolta sono nati su dati raccolti dalle sanità regionali, dal nostro sistema di raccolta dati di Alisa, quindi sono dati coerenti quelli che utilizziamo in tutti i livelli di governo del Paese. La Regione Liguria, come sapete, oggi è nella seconda fascia, diciamo, di rischio, con un RT che va dall'1.3 all'1.5, alcune regioni hanno raggiunto il 2 di RT e quindi sono ben più avanti di noi, purtroppo sono anche gli amici spesso confinanti alla nostra regione, quindi vi è un tema anche di misure comuni da prendere. È chiaro a tutti e abbiamo chiarito, credo bene, ma condiviso con tutti i ministri con cui ho parlato in queste ore, che la Liguria, la città di Genova, ma più in generale il paese, difficilmente reggerebbero lo shock di un altro lockdown generale e che soprattutto la nostra attività portuale oggi alla vigilia del Natale, con gli arrivi di import-export nel sistema portuale della Liguria, oggi devono poter continuare a lavorare per rifornire le imprese del Nord Italia che sono tutte, come è normale, impegnate a produrre quello che ci auguriamo davvero i cittadini italiani possano trovare sulle loro tavole, nelle vetrine per Natale, così come l'export del nostro paese, da cui dipende un pezzo essenziale del nostro benessere, passa dai nostri porti. Quindi saranno scelte delicate, saranno scelte complesse, saranno scelte anche non facili da attuare, eppure qualche cosa dovremo fare per invertire questa curva. E poi, mentre facciamo tutto questo, l'ho detto, mi auguro che, come disse l'ammiraglio Nelson prima di Trafalgar, mi auguro che ogni uomo, credo che la Liguria si aspetti da ogni uomo oggi che faccia il suo dovere fino in fondo, se lo aspetta ancora di più dai rappresentanti che ha letto in quest'Aula, quindi senza farsi dominare dal panico, dalla paura, anche talvolta dalla malizia o dalla voglia anche legittima di speculazione politica, tutti sappiano remare nella stessa direzione per uscire dalle secche dolorose di oggi e guardare anche al futuro ed aiutarci tutti insieme a non lasciarci travolgere da quest'onda e perdere tempo, ma continuare a progettare e, se possibile, a costruire nella regione che ha tenuto aperto il cantiere del Ponte Morandi e molti altri anche nella prima ondata di Covid, cominciare a costruire quel futuro che arriverà senza dubbio e per cui non possiamo farci trovare impreparati quando busserà la porta, con i cassetti vuoti di progetti, ma soprattutto con i cervelli vuoti di idee. Grazie a tutti e buona legislatura.